Cari amici di Fano TV, ben trovati. Un altro approfondimento in studio per parlare di primarie. Si avvicina il 7 aprile. Diamo il benvenuto al candidato sindaco alle primarie del centro-sinistra, Cora Fattori. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, c'è sempre una prima volta. In pillole, questa volta parliamo di infrastrutture e di manutenzione ordinaria. C'è sempre una prima volta? Sì, c'è sempre una prima volta anche in quello. In realtà quest'ultimo, diciamo, appuntamento ricollega un po' tutto. Abbiamo visto che in queste sei incontri, sei pillole, ovviamente 5 minuti sono sempre pochi, ma per chiunque sarà curioso o volenteroso nel conoscermi meglio, sono disponibilissima, potete scrivermi sui canali social e vi risponderò con piacere. Ho cercato di comunicare come sia il metodo e la forma mentis quello che possa fare la vera differenza in un gruppo e in una città. Per quanto riguarda lo sviluppo futuro della città, noi in questi 10 anni abbiamo fatto veramente tanto, anche se io sono arrivata l'ultimo anno, però devo dire che tante cose sono state fatte, è stato costruito del nuovo, nuovi progetti. Adesso è giunto il momento di pensare a una città bella nella sua manutenzione ordinaria. Quando ero in consiglio comunale ho presentato come esempio una mozione che intitolata Amo la scuola, che prevedeva uno screening di tutte le scuole e delle loro criticità strutturali, energetiche, lo stato di manutenzione, lo stato dei suoi documenti, e questo era importante per avere un quadro definito. Come per le scuole andrebbe fatto per gli edifici pubblici, per le piazze e altro. Ma questo perché? Perché se noi abbiamo un quadro generale, poi possiamo agire e ottimizzare molte volte anche le risorse quando facciamo i singoli interventi. Sarà importante strutturare la macchina pubblica in modo che sia snella e operativa per le ordinarie manutenzioni. In questo, ad esempio, lo strumento del Global Service è molto utile, perché non so se lo sapete, è importante che le persone conoscano quali sono le procedure burocratiche, perché la burocrazia esiste e non è che l'abbiamo decisa noi, ma esiste per dare anche una tutela al cittadino di correttezza. È una noia, ma a molte volte, oltre a essere una noia, è una garanzia di democraticità. Al netto di questo, se io devo fare una carta per ogni singolo intervento dà una tempistica di 4 mesi. 1 giorno per fare l'intervento, 3 mesi e mezzo per fare la carta. Ecco che contratti come Global Service o altro, che possono essere strutturati in modo che non siano problematici per un'equità di distribuzione di lavori nei confronti di tutte le imprese, perché è possibile strutturarlo in modo equo e ci sono tanti esempi, noi già abbiamo cominciato da quel punto di vista, mi permette di fare la carta una volta e poi in quel contenitore dire: bene, adesso mi vai ad agire lì all'occorrenza. Questo è una delle prime cose, e quindi poter pensare a la buca e il cornicione da sistemare, questo nell'immediato, ma poi in generale bisogna dare dignità a quelli che sono i luoghi pubblici, perché i luoghi pubblici sono importanti, hanno un aspetto sociale fondamentale, un punto di aggregazione importantissimo. Dalla scuola, dove crescono i nostri figli, se crescono in un ambiente brutto è proprio socialmente problematico. I luoghi pubblici devono essere belli, gli uffici pubblici, i servizi sociali devono essere belli e confortevoli. Attenzione, è un lavoro molto lungo, non è che con la bacchetta magica in 5 anni si risolve tutto, ma si può fare molto. Bisogna organizzarsi, organizzare il lavoro. Adesso che entro il 2025-2026 il PNRR andrà chiudendosi e sistemandosi, avremo tante strutture a beneficio dei servizi della città e potremo concentrarci nuovamente e con maggior forza in quello che già abbiamo, perché è quello che ci chiede la città, ma giustamente. Abbiamo un piccolo spazio ancora a disposizione, quindi le lascio fare il suo appello, perché dovrebbero votarla. Dovrebbero votarvi
se non altro per sentire tutte le altre cose che ho da dire, perché non ho parlato di ferrovia, non ho parlato della strada della Complanare a Fano Sud, non ho parlato di tantissime cose e mi dispiace perché le cose da dire per la città sono innumerevoli. Non ho parlato dell'importanza di fare un senso, di creare la comunità nel nostro territorio, anche se quando parlo dell'importanza dei luoghi pubblici è proprio per quello, per creare comunità, perché essere comunità poi ci rende forti e tutela il più debole. Non ho parlato di tante cose, ma mi piacerebbe poterlo fare anche dopo il 7 aprile, sperando di avere la vostra fiducia, e mi piacerebbe poter lavorare per la città. L'ho già fatto anche fuori dalla politica, mi piacerebbe poter proseguire come sindaco della città, sarebbe un grande onore, e comunque sia, anche se non dovessi avere questo onere e onore, perché è molto faticoso, no, a volte è una scelta molto difficile, però metterò tutta la mia passione, tutto il mio entusiasmo e tutta la buona volontà comunque per la città in cui vivo e in cui ho scelto di vivere. Grazie, allora Cora Fattori, noi vi salutiamo, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi, non prima di aver ringraziato anche Riccardo Sora che anche in queste 6 pillole ci ha accompagnato in regia. Grazie e arrivederci.